È iniziata ieri in prima commissione bilancio al Consiglio regionale la discussione sul bilancio di previsione 2012 della Regione Abruzzo. Con noi c'è il presidente della prima commissione Emilio Nasuti. Quali sono i principi del documento contabile per il 2012? Innanzitutto il contenimento della spesa. Ulteriormente ci sono stati ulteriori tagli. È un bilancio molto contenuto che sicuramente non vede sacche di sperpero e di denaro che va a finire nelle cosiddette marchette della vecchia politica. Oggi è un bilancio molto oculato, molto attento e che vede al risanamento della regione. Sappiamo che in 2 anni e mezzo questa regione ha dovuto far fronte a tantissime vicissitudini. Questo è un bilancio stringente ma attento alle dinamiche che la regione deve guardare. Quali sono i tempi per l'approvazione, il cronoprogramma? Il cronoprogramma è che io conto di approvare il bilancio in commissione entro domani mattina, entro il 22 all'una, per poi passare e chiamare la legge in aula, quindi ricominceremo con i lavori del Consiglio il 28. Quindi per fine anno non c'è il rischio dell'esercizio provvisorio? Ah, vedremo come si comporteranno anche le minoranze, se ci sarà un lavoro ostruzionistico oppure no. Io il lavoro che sto facendo in commissione è quello di far capire a tutti i commissari che molto probabilmente, piuttosto che indossare la casacca, dovremmo far fronte a tutte le esigenze dei nostri cittadini e quindi degli amministrati. Se questo è il senso che ognuno di noi vuole sposare, molto probabilmente senza nessun tipo di problema, entro il 31 approveremo il bilancio.